È attesa la conclusione ufficiale delle indagini, ma a breve potrebbero scattare le prime denunce per i disordini durante il corteo della giostra del Saracino dello scorso 1 settembre. La Digos della Questura di Arezzo sta infatti ultimando il lavoro di individuazione dei responsabili. I reati ipotizzati sarebbero quelli di rissa e lesioni. Gli investigatori hanno incrociato gli elementi provenienti dai video dell'episodio violento che si è consumato di fronte al Teatro Petrarca, con testimonianze e referti medici da ferugli che avevano visto coinvolti figuranti e spettatori. Ma non solo, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, aveva anche presentato denuncia per l'occultamento delle transenne per la sicurezza, al quale poi era seguita l'aggressione di un dipendente comunale in via Mazzini. Le transenne sono state spostate dal piano stradale, suolo pubblico, in un luogo privato contiguo, e a quel punto chi è entrato dentro si è trovato davanti chi non gliele voleva far recuperare, cioè quello è materiale pubblico. Era una decisione presa in Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica e quindi doveva essere attuata. Non possiamo lasciar correre questo tema. Parallelamente sarà la magistratura della giostra ad esaminare i comportamenti in piazza, in particolare i disturbi nella fase di partenza delle carriere. Nei giorni scorsi sempre il sindaco Ghinelli aveva ipotizzato, anche tra le misure da mettere in campo per le prossime edizioni, quella dell'antidoping per i figuranti. Perché i comportamenti che si sono visti non sono consoni di una persona lucida. Dico solo questo.